Ciao! Oggi siamo tornati in un nuovissimo video su Minecraft e quest'oggi siamo un axolotl in mezzo al vuoto. E infatti quello che andremo a fare quest'oggi è evolverci. Partiamo dall'essere un axolotl appena uscito dal suo uovo. Credo che gli axolotl depongano uova, ma non ne sono sicuro. E dovremo potenziarci fino a diventare l'axolotl più forte di Minecraft e in grado anche di sconfiggere l'Ender Dragon. Non mi credete? E allora iniziamo subito questa mappa cliccando il nostro Start the Game. E guardate che abbiamo la nostra manina piccolina lì in basso a destra, che è bellissima. E partiamo dal essere appunto un axolotl piccolissimo appena uscito dal guscio, che la prima cosa che deve fare giustamente per crescere è nutrirsi. E infatti dobbiamo fare una cosa molto semplice, ovvero mangiare 25 pesci, perché gli axolotl, per chi non li sapesse, mangiano i pesci tropicali. Qua abbiamo una leggenda dove ci dice che uccidendo i mob guadagniamo delle anime, uccidendo i mob cattivi ne guadagniamo di più, e uccidendo i boss guadagniamo molte più anime e una key. E le anime le vedete là in alto a destra. Ora dobbiamo mangiare i pesci e ci danno un'anima a testa. Un po' lento come processo per diventare l'axolotl più forte del gioco, ma non è un problema. Allora me li devo mangiare. Per mangiarli penso che debba semplicemente picchiarli, solo che non è molto semplice. Vediamoci. Ok, sono un axolotl abbastanza normale, senza troppi muscoli, nulla di particolare, poteri magici. Ma non vi preoccupate che più andiamo avanti con l'avventura, più sbloccheremo dei potenziamenti che non sono proprio usuali per un axolotl. Sì, diciamo che sono particolari. Ce ne restano soltanto 3: Sbam, Sbam e Sbam. Ok, dovremmo aver completato la prima missione dell'axolotl piccolino e possiamo andare allo stagno dell'evoluzione, perché infatti possiamo uscire dall'acqua e come vedete in alto abbiamo delle bolle, quindi non possiamo stare a lungo fuori dall'acqua altrimenti ci schiattiamo. Ma una volta raggiunto il nostro tempio dell'evoluzione possiamo offrirgli i nostri token, quelli che vedete in alto a destra, per far sì che possiamo potenziarci. Vedete, lui li assorbe e quello che succederà è che il nostro axolotl salirà di livello e si evolverà un po' come i Pokémon. Guardate che animazione fighissima. E diventiamo un axolotl di livello 1, che di base è un axolotl normale, ma non è più piccolo, è cresciuto il bro. E ora abbiamo più cuori e in più ogni volta che ci evolveremo potremo sbloccare un'abilità. E ce ne sono due. Abbiamo la, diciamo, pioggia curativa, che c'è scritto che fa nascere una pioggia sopra di noi, che è in grado di riempire la nostra area delle bolle, come vedete là in alto. Tipo ora stanno scendendo, io faccio così, inizia a piovere sopra di me e possiamo respirare. Oppure l'altro power up si chiama la morte fake, in sostanza. Se noi la prendiamo, il nostro pupino si fingerà morto e praticamente i mob vicino a noi non ci attaccheranno più. Sì, è carina come cosa, no? È molto carina, ma secondo me è molto più interessante avere la healing pool, di modo che almeno possiamo andare in giro e sopravvivere più a lungo. Per arrivare a livello 2 ci servono 800 anime, che però non dovrebbe essere un problema, perché non c'è solo un modo per farle. Infatti, facciamo piovere un pochino, perché altrimenti qua ci schiatto. Grazie per la poca pioggia che scende dal cielo. Possiamo anche scambiare degli oggetti con questo villager qua, che per esempio in cambio di questo cosa ci darà 100 token, ed ecco qua che ne abbiamo 100. E esplorando il mondo possiamo ottenere del bambù, del grano, le fave di cacao o delle ossa per ottenere delle altre anime. In più ci saranno dei boss che ci daranno anche delle chiavi che ci permetteranno di avere del loot randomico. Qui invece possiamo mettere i nostri trofei, tipo in questo caso con 20 pesci possiamo ottenere il primo trofeo, che ci dà delle shard, che sono questi materiali qui particolari e strani, che ci permettono di craftare le armi custom del nostro bellissimo axolotl. In questo caso, per esempio, possiamo fare una spada dell'axolotl custom, che ci permette di fare più danno ai nostri nemici. Ecco qua la nostra spadita. E ora non ci resta altro che arrivare agli 800 token che ci servono per poter andare avanti. Possiamo sbloccare anche degli altri trade man mano che saliamo di livello con il nostro axolotl, ma noi quello che andremo a fare ora è farlo arrivare al livello 1. Quindi andiamo in giro per il mondo, perché abbiamo un TP randomico, oppure qua c'è tutto il mondo aperto. E completando il tutorial ci ha dato già altri 100 token. Però quello che ho visto è che qua davanti c'è una bellissima giungla piena di cacao, e se vi ricordate, con 8 di cacao noi abbiamo 100 token, quindi questa cosa è molto OP, anzi davvero tanto OP. Quindi se io ne facciamo un calcolo, devo arrivare ad 800, ok? Quindi me ne servono 8 per 5, che fa la bellezza di 40. Ci ho messo un po', sì, non mi ricordo bene le tabelline. Mi servono 40 di cacao e teoricamente il nostro axolotl può diventare di livello 2. E devo ricordarmi anche di far piovere ogni tanto, perché altrimenti il bro ci schiatta pure. Pioggia, grazie, bella, bella pioggia rinfrescante. Qua c'è anche un tempio della giungla che vorrei vedere. È un dungeon. È praticamente un dungeon nel quale però ho paura di andare e non ci passo neanche. Mi servirebbe un piccone. Facciamo un piccone. Posso farlo un piccone, vero? Sto morendo, aiuto, non ho più bolle.
What a save. Comunque, con questo piccone volevo vedere se per caso fosse possibile scendere qui sotto e vedere in primis cosa c'è nella chest e in secundis un axolotl key. Questa ci è molto utile. E non è che nasce anche uno zombie, così giusto per vedere. Perché c'è la luce sopra. Come posso chiudere la luce? Metto delle radici? Faccio tipo così. Dovrebbe passare meno luce, teoricamente, no? No, non sembra non nascere comunque. Va bene, andremo qua più avanti. Allora, l'importante è che abbiamo preso la nostra chiave, che abbiamo il nostro cacao e che possiamo arrivare al livello 2 di axolotologia. E no, non voglio morire. Pioggia, pioggia, pioggia. Bene, cliccando questo coso credo di poter tornare a casa, però non ne sono sicuro, quindi lo proveremo esattamente ora. Sì, ha funzionato. Allora, dal nostro bro, prima diamogli la chiave per vedere che cosa fa. Sbam. E ci regala uno smeraldo. Ok, interessante, perché possiamo, non possiamo scambiarlo, però possiamo scambiare tutto questo cacao per avere i nostri 800, quindi 400, 500, 600, 700 e 800, giusto? Voilà. E possiamo evolverci, quindi rechiamoci nel nostro tavolo di evoluzione per arrivare all'axolotl di livello, ehi, di livello 2. Attenzione, gli brillano gli occhi ed ecco qua che il nostro piccolo axolotl comune si evolverà, diventando un incredibile axolotl con quattro braccia. Vabbè, tutto normale, tutto normale. Ma possiamo sbloccare anche un altro potenziamento, perché in questo caso abbiamo o lo sputo d'acqua, che c'è scritto che lancia un raggio d'acqua. Che fico, è tipo pistolacqua dei Pokémon. Oppure abbiamo il pugno di alghe, che c'è scritto che dovrei tipo dare un pugno con un'alga. E oh, carino, però cioè pistolacqua è molto più bello. Per il prossimo upgrade ci servono ben 5000 cosi e ci alziamo su due piedi a quanto vedo. Quindi andiamo subito a vedere che cosa possiamo fare per ottenere questi 5000 oggetti. Possiamo scambiare ancora dell'altro cacao per averne altri 100, che è meglio di niente. 5 smeralde ci danno 500. Ok, però noi abbiamo sbloccato questi. Qui ci sono un po' di mucche. Vorrei vedere se il mio pistolacqua. Ulla! Ma ha one-shotato la mucca o sbaglio? Perché con la pelle io posso fare un sacco di punti, teoricamente. Mannaggia, però. È complicato da usare, eh. È abbastanza complicato e ci hanno dato solo 2 di pelle. Forse conviene fare sia questo che il ferro che il coal, perché magari sono un pochettino più comuni. Piccone in pietra. E ora andiamo anche in miniera, per forza. Per forza, per forza. Questa caverna è intrigante, ma prima pioggia curativa. Grazie mille. Ora mi serve sia il copper che il ferro che il coal. Quindi possiamo in realtà prendere tutto ciò che vediamo e non dovrebbe essere troppo un problema, perché dai, copper se ne trova un casino. Sono abbastanza tranquillo. Credo che si cuociano da soli. No, molto bene. Dobbiamo anche cuocere le cose, oppure faremo lo schiocco magico che le cuoce, perché è un potere magico che ho preso durante la mia gioventù e posso utilizzarlo, no? Mi si è sfasciato il piccone e quindi non so di preciso come io possa andare avanti. Quindi di conseguenza non ho neanche gli stick per farmene un altro. Bisogna tornare a casa. Sì, torniamocene a casa. Mi faccio un altro piccone in questo modo. E ora vi faccio vedere la magia che dicevo prima, no? Vedete ora che l'inventario è così, ma io schioccando le dita, guarda così, ecco qua che il nostro inventario si è automaticamente smeltato tutto. Sì, esatto, in una maniera incredibilmente facile e incredibilmente efficace. E ora voglio vedere anche se qua sotto spawnano zombie, perché io non capisco. Prima non spawnavano. Oh, ne è nato uno. Ciao, quanti punti token mi dai tu? 5. È un po' triste come cosa, non ne ucciderò altri. Stavo tornando a casa e qua sotto ho visto che c'è qualcosa. E c'è tipo la casa di come si chiama quella di SpongeBob che vive... Token? Quella di SpongeBob che vive dentro la cupola. Non mi ricordo il nome, però c'è un altro axolotl key. Molto bene. Sandy forse si chiama. Vabbè, non me lo ricordo. Vabbè, comunque torniamo a casa. Al momento non mi interessa questa cosa. Sbam! E una volta a casa possiamo usare la nostra key su questo baule per avere un tridente. È molto strano questo tridente. E oltre al tridente possiamo scambiare un po' di cose con lui, perché abbiamo qua un po' di token, direi. Siamo alla bellezza di 1000 token già, molto bene. Poi scambiamo anche la pelle, che ce ne dà 400. Porca miseria, questo non l'avevo visto che ne ce ne desse così tanti. Facciamo anche un po' di questi per arrivare a 5000. No, direi che non ci siamo proprio. Altri ancora, nessun problema. Sbam e sbam. Mannaggia, devo usare davvero tutto. Me ne mancano 400, quindi devo fare per forza sbam e sbam. Siamo a 5200 e con questi possiamo finalmente evolvere il nostro axolotl al livello 3 e il penultimo livello, ovviamente. Eccoci qua che dal nostro coso con quattro zampe che gattona sblocchiamo il nostro axolotl sotto forma di umano. È un umano che cammina e ha anche un vestito. Possiamo sbloccare All Water Boost, che c'è scritto che ci dà speed boost sostanzialmente. Proviamolo per vedere che fa. Io faccio così. Ulla, carino.
carino, però non so cosa potrebbe esserci utile. Oppure abbiamo il Fish Power, che ci droppa dei secchi di pesce e ci dà forza quando li collezioniamo. Cioè io faccio Va bene, prendiamo Speed Boost. Non credo che sia molto utile il resto. Ora ce ne servono ben 10.000 per sbloccare l'ultimo livello. E andiamo a vedere col nostro bro degli scambi che scambi abbiamo sbloccato, perché ci sarà una categoria di livello. Wow. Allora, bisogna andare a... sì, a farmare un sacco di roba. Si va a scavare, però prima dobbiamo farci un piccone. Esiste un piccone in axolotl, secondo voi? È tutto così strano vedere un axolotl in miniera, soprattutto alto 4 blocchi, ma va bene. E dobbiamo prendere lapis, davvero tanti lapis, perché secondo me è la cosa più semplice. E anche magari qualche diamante, se lo troviamo. Il lapis però, guardate quanti ce ne danno. Ulla! 250 per ottenere un lapislazzulo? Ma è interessante questa cosa. Oh, per incontrare un creeper altri 100. Vabbè, ma ci stanno viziando qua, eh. Prendiamo però anche l'oro, e non vorrei dirvi una cavolata, ma credo che questo axolotl resista più tempo fuori dall'acqua, perché se ci fate caso ho perso davvero poche bolle per il momento, e quindi secondo me aumenta anche la nostra umanità. Later. Vediamo a quanto arriviamo, e in caso proviamo a prendere degli altri diamanti, perché alla fine non è così tanto complicato averli, eh. Oh, scusi, non volevo sparare. Arriviamo a... ce ne mancano 2000. Allora, posso scambiare ancora il ferro, perché lo ho, e i lapis non me li sblocchi più, vero? No, non me li sblocca più i lapis. Infame, me ne mancano 700. Cosa posso dargli per 700? Ti posso dare... La redstone non l'ho presa. Vado a prendere la redstone. 1 hour later. Eccoci qua. E allora, innanzitutto voglio dare questo oggetto qua, che dovrei poterlo fare, vero? Ho cliccato il coso. Mi ha dato 5 shard. Ok. Bene. E me l'ha completato? Bene, me l'ha completato. Con queste 5 shard io mi vado a craftare l'arco che userò poi contro il drago Axolotl Bow, che è molto molto carino. Ok, abbiamo anche un po' di frecce. E scambiando con il nostro bro la redstone, dammi tutto. Diamogli anche l'oro, e arriviamo a ben 10-11.000, in modo tale da sbloccare l'ultima evoluzione, e quindi la possibilità di andare a combattere l'Ender Dragon. Ecco qua i suoi occhi che luccicano. Da un essere umanoide ci evolveremo fino ad arrivare ad essere un giga Chad Axolotl. Guarda com'è muscoloso, guarda com'è possente. E vediamo che potenziamenti possiamo sbloccare. Abbiamo o la Axolotl Army, quindi l'armata di Axolotl, che fa nascere gli Axolotl che mi aiuteranno in battaglia. Ok, voglio testarlo assolutamente. Faccio così. Vabbè, ma sono 3 piccoli Axolotl. Oppure il fiore velenoso, che rilascia un'area di veleno che avvelena i nemici. Tipo io faccio così. E bello, fa tipo le spore. Mi piace, credo che terrò questo. Abbiamo i nostri potenziamenti, abbiamo tutte queste cose, tutti cuori, tutte queste cose qua. E ora bisogna vedere però se un Ender Dragon riusciamo a sconfiggerlo. Quindi andiamo nell'End. Eccoci qua. Siamo ufficialmente nell'End, e ho guadagnato altri 400 token per entrare nell'End. Molto interessante. Comunque dobbiamo usare tutte le cose in nostro vantaggio, quindi Speed Boost per raggiungere prima il bro. Poi, una volta raggiunto il bro, io direi di usargli il pistolacqua addosso, tipo così. No, non è carico. Oddio, non ci arriva pistolacqua. Ma c'ho la spada che è impotentissima, eh. C'ho la spada che guarda... Guarda come salta la mia scimmiona qua. Spora velenosa. Dov'è? Spora velenosa. Così lo avveleniamo un po', magari. O magari no. Va bene, a quanto pare queste cose non hanno effetto su di lui. Tempo di morire. Un mega coso gigante ti sta per sparare una freccia. E ti colpirà anche, perché è forti. Ma guarda come scende facilmente. Attenzione! Ma l'ho devastato in 3 colpi o sbaglio? Questi muscoli possenti hanno fatto la loro forma. Hanno fatto il loro, eh. Devo dire la verità, questi muscoli possenti sono stati interessanti. E con questo io vi dico che per oggi è tutto. Ci siamo evoluti dall'essere un axolotl piccolissimo ad essere un mega chad muscoloso axolotl più grande di me. E letteralmente più grande di me, perché io sono alto 2 blocchi e questo ne è alto 5. Comunque io vi dico che per oggi è tutto. Noi ci vediamo domani con un nuovissimo video. Fatemi sapere quella forma che più vi è piaciuta, anche se inutile dire che è questa. Buon Natale a tutti e felice anno nuovo. Ciao a tutti.